ma lei quanti anni ha? Ah, non ricordo, non ho avuto. No, non ho avuto il tempo di contarle. È il danno più lungo, eh? Oddio, ma se anticamente, tante volte il ragionamento che fui io, no? Se anticamente qui c'era un monastero, quindi c'erano dei monaci. Qui sotto, se le va a vedere, proprio sotto qui, ci sono ancora le fondamenta dove abitavano famiglie. Quindi anticamente era possibile la vita, ma anticamente la faceva la neve, non è che scherzava. Faceva anche molto di più di quello che ne viene oggi. Sì, sì. Io leggevo nella storia di Castelluccio che durante l'inverno nel 1400, dice, tanta era la neve, normalmente le case era un piano, no? Normalmente che su questi posti. E qualcuno aveva anche a due piani. Allora, chi aveva un piano faceva come dei tunnel, no? Sotto la neve. E chi era al secondo piano usciva direttamente dalla finestra. Dalla finestra, sì, sì, leggeva così. Beh, comunque io dico che in questi 40 anni lei ha fatto un bel lavoro. Cioè, la gioia di aver riportato, no? Che era del tutto scomparso, del tutto. Quello che è stato uno dei gioielli più antichi e più belli del nostro passato. Di che epoca è questo? Se io le dico che ho trovato, è peccato che mi è andata dispersa, due volte mi è andata dispersa, una moneta dell'imperatore Marco Aurelio. Romani. Quindi, i romani quando conquistarono il Piceno, giustamente la strada era questa, perché noi qui combiniamo con Visso, no? Sì. Ha visto che c'è il Nera ci passa, sì. La Valnerina, il Nera dove si getta, nel Tevere, quindi seguivano il corso dei fiumi anticamente, c'era la Salaria, la Flaminia, capisci, seguivano il corso dei fiumi. Quelli sono venuti, e quindi tutti molto dopo. Importante come storia. Dopo perché dovevano passare qui? Questo è stato uno dei problemi grandi, da principio sia per me. Anche. Però ho scoperto, no, da un documento, se no, che l'Invernaccio fino al 1820, lì ci passava l'acqua. Dove siete passati? Era acqua. Lì ci passava l'acqua. E poi è venuto con me, si è spaccata lì la montagna, la frana, no? L'acqua ha deviato in quella spaccatura e siccome lì si è riempito, no? Si è riempito di massi, quindi c'è quel colmo che sì. Tocca salire, capisci? Sono tutte massi di riporto quelle lì. Però non era possibile ancora passare, perché dopo l'invernaccio, no? Dopo quel colmo, dopo la gola lì, sì. E c'era tutto quel pezzo, quel parapetto lungo il fiume, c'è un parapetto che adesso sì. Si sta rovinando, no? Quello è stato fatto, se legge lì, nel 1960, quindi fino al 1960 nessuno passava dentro l'invernaccio. E qui come ci arrivavano? Eccolo, qui passavano, io per esempio venivo dall'Ambro, attraversavo qui sotto, oppure questi del luogo, questi di Rubiano, la chiamano qui sotto, sta qui sotto, una passarella, quindi dentro l'invernaccio deviavano. E delle volte per esempio dicevano, no? Mettevano dei travi, sa quante mucche gli sono andate di sotto, capisce? Quindi non ci passava nessuno, non ci passava. Quindi questo qui è stato, dal 60 è stato. Da quando lei poi ha iniziato a venire? Io nel 70 ho cominciato. Ah, poco dopo? Sì, sì. Comunque se si pensa che... Se c'erano delle monete di sì, epoca ma la romana, più stupenda è che ho trovato una moneta d'oro. A trovare una moneta d'oro qui, l'incoronazione di Carlo Magno. L'incoronazione di Carlo Magno. Che ne fece stampare pochissime, Carlo Magno, no? E, peccato che mi sono andate distrutte, però ho delle foto,
molti l'hanno veduto, per esempio un giudice di Macerata, lì la prima volta. E poi mi è andato a finire in me. L'ho trovato in mezzo alle macerie e è andato a finire in mezzo alle immondizie. Siccome le tenevo in un bicchiere di plastica, no, qualcuno che arriva a pulire, è andato a pulire, non pensava mai che io ci tenessi delle monete. Se invece c'avevo molti bolognini, c'era scritto Bologna Docet del 1400. Bologna? Io vengo da Bologna. Ah sì? Bologna Docet, è interessante. Sì. Chissà come mai arrivavano qui. Beh, comunque secondo me fra... cioè, questo in epoche lontane erano comunque dei passaggi anche abbastanza obbligati, perché... Sì, infatti gli ultimi monaci, sibillini si potrebbero... Camaldolesi, erano camaldolesi di vita eremitica. E abbandonarono questo posto, uno dei motivi era proprio questo, dice, perché a San Leonardo passa una strada che duce a Roma, per Visse, Visso e Norcia, dice, la quale nei tempi buoni è molto frequentata, quindi passava da dietro, per esempio i nostri vecchi quando andavano a Roma, e la strada più breve era questa. Sì, per esempio la transumanza, e quando spostavano tutte quelle, ci stava questo signore, un certo Rosi, uno degli ultimi, e c'aveva 13.000 pecore, 13.000, quindi avveniva, no? Scendeva a Visso, attraverso la Valnerina andava nelle campagne romane a svernare. E poi comunque carina, basta, era la vita. Basta pensare anche a tutte le chiese, abbazie che ci sono nei Monti Sibillini, se ne potrebbero contare quasi 200. Sì, quindi vuol dire che questo posto, questi luoghi qui erano in epoche antiche erano sì, molto frequentati. Molto frequentati, ma anche tenuti in elevata considerazione, perché giù dalle parti comunque di... Sì, sa per esempio Monteforte. Questa montagna perché si chiama la Priora? No. Perché questo era un priorato. Ah, questo sì, l'avevo letto, è vero, è vero. Era un priorato, capisce? Quindi abbastanza... Come si chiama il suo fedele amico? Nerino, quello lì. Nerino? Ma mica sta qui, eh? Ah, no? Ah, no, adesso torna lui... Segue qui e ci gli dà un pezzo di pane. Però ogni tanto viene perché, a far compagnia. Sì, è un rovatello, sono morti i padroni. Poverino. Quindi segue sempre, però fa compagnia, non dà fastidio. Anche con i bambini, non ci può scherzare. Bene, non ha fatto mai del male a nessuno. Vengono molti turisti qui su? Sì, adesso sì. Ricomincia la stagione? Sì. Sabato c'era per esempio un gruppo enorme di finlandesi. Di finlandesi? Sì, dalla Finlandia. Il giorno prima invece mi trovai tra tedeschi, olandesi e inglesi. Ma basta. Sì, però come luogo è troppo bello. Speriamo che... Perché nel 67 per esempio qui c'era già un progetto, allora era ministro del lavoro un certo Danilo De Cocci, che era di Porto San Giorgio qua giù. Lì c'era tutto un progetto di una superstrada, eh? Oh, mate, miseria. Sì, dopo vinse quella del Frassasso perché aveva laggiù due ministri, no? E invece qui ne avevamo uno solo, ha perduto. Miseria. Però ho sentito dire che adesso con la provincia di Fermo vorrebbero ritornare all'impresa, però non ci sono i soldi, fortuna. All'impresa di che senso? Di, di questa strada. Di questa strada? Quindi sarebbe il traforo. Quella del Gran Sasso è stata di 11 km e mezzo. Ah. Invece questa era di 7 km. Padre, le chiedo una cortesia. Dove posso trovare una fontana dove prendere dell'acqua? Là ce n'è sta una, ci ho messo 4 anni e mezzo per portarcela. Ieri anzi l'hanno aperta di più perché... No?
Quella lì, niente. Non va... Quella lì sotto. Dove siete venuti su, sì, a sinistra, non vale niente perché non si paga. Sì, sì. In mezzo... Qui la solitudine... No, e poi... Quando è? Adesso è andata via la gente. Quindi la solitudine, no. Sì, ma la sua Dio è stata... non crea la solitudine. Ma la sua è stata una scelta, giusto? Cioè, penso che abbia scelto lui per me. Cioè, il Dio chiama e l'uomo risponde. Dopo tutto sta all'uomo, no? Fa sempre i calcoli, fa... Poi chi mi dà questo? Chi mi dà... Ma sta anche all'uomo uno sentire. Uno dei calcoli grossi miei era chi mi dava sto pezzo di terra. Ah sì? Io come frate non potevo possedere. No? La Chiesa che ne pensa? La? La Chiesa. E la Chiesa sa che ci sta questo luogo, non se ne cura, anche i miei confratelli non se ne curano, perché è una vita un po' dura. La vita dura non piace a molti. Non piace a nessuno. Poi quei tempi che corrono, no? Oggi specialmente. Sì, ma comunque. Comunque però le posso dire, non è che io vado in cerca, no? Anzi, mi sento pienamente quando sto solo. Non tutti sanno stare soli. Eh beh, certo, uno che è abituato laggiù, tra il chiasso, la solitudine, tolto che per me, non so, non la sento anche perché qualcosa fa sempre, no? È impegnato. Però io non considero il lavoro con me, non so, per sopravvivere, come mezzo per sopravvivere. Per me il lavoro, cioè vado un po' col motto dei benedettini, ora et labore, cioè il lavoro è preghiera. Quindi mi sembra nel Vangelo che ci dice Cristo, no, che bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Non è che devo stare sempre in ginocchio. Cioè la vita nostra come cristiani, no, attraverso la grazia che riceviamo nel battesimo, riusciamo a trasformare il quotidiano in preghiera. Ecco perché ci dice bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Certo, per noi oggi molti di noi cristiani, molti vivono completamente assenti da queste grandi verità del cristianesimo. Quindi io qui non ho pensato mai al denaro. Se lo vuol sapere, io ho rifiutato e non la voglio. Anche la pensione non la voglio. Non la vuole? No. Io ho fatto anche una trasmissione con Giletti una volta lì, mi dava del denaro. Alla fine dissi che c'era dentro la busta. Alla fine dico, ma i bisognosi siete voi, siete. Con Giletti? Restarono male, eh? Con Giletti? Sì. Si è fatti i vostri quel tempo là. Ho capito, però chi è che ha finanziato? Chi è che ha... Vedete, questo è adesso per esempio un tedesco che ha scritto un libro, che è stato anche con me alcuni giorni, che scrive su il maggiore giornale tedesco, Bilde. E la domanda che si pone anche lui, ci fa un articolo su un libro che ha scritto, però è in tedesco, a me me l'hanno tradotto, c'è un capitolo lunghissimo su questo luogo, no? Si pone sempre questa domanda. Da chi è stato finanziato? A Padre Eterno. Sì, quindi qui non è che è intervenuto lo Stato, intervenuto il Comune, anzi i miei confratelli mi hanno tolto anche quel poco che avevo, no? Quindi non sono intervenuti enti pubblici e così è andato avanti. Vabbè, comunque c'è. Stava fatto un bel lavoro.
Sì, sono contento. Il come? Anche perché mi sento realizzato, no? A me quello che mi ha assillato nella vita, una delle domande anche quando studiavo giù, era questa, a che vale la vita senza vita? È una bella domanda. È impressionante, eh? Oggi viviamo, molti di noi, si vive una vita senza vita. Così, perché ci siamo, ormai. Si fanno trascorrere le giornate. Sì, sì. E arrivano. Sì, però non senti il gusto, no? La soddisfazione. Vedi, io per esempio, no, quando ho messo questa pietra mi sento completamente soddisfatto. Cioè, sono le due grandi potenze nell'universo, essere e creare. No, la mamma crea. No. E il Padre Eterno crea dal nulla tutte le cose, no? Anche l'uomo che crea. Quindi ecco perché anche questi grandi artisti si sentivano realizzati pienamente. Lei padre, che cosa si sente adesso che comunque con tutto quello che sta succedendo fra sì, l'Europa, il mondo. Se mi domanda quante volte no, cosa, hai votato, cosa io non ho votato mai nella mia vita. No, che cosa, ma, che cosa votato, direbbe lei a dei non giovani? Non mi sono mai interessato, quindi non voglio pensione. No, che cosa non lei direbbe a dei giovani? Ai giovani di oggi? Ecco, quelli che perché sono non i ventenni, i trentenni colpa di oggi. Poracci, che non sono stati abituati al sacrificio. Vede, per esempio, ci sono anche delle persone... Anche certamente studiare è giusto, però non è che possiamo pretendere adesso tutti in ufficio, no, non lo possiamo pretendere, ci vogliono anche... Quelli che buttano giù le pietre. Sì. Ci vogliono quindi anche... uno se non trova un lavoro, qualsiasi, quello che ti diceva per esempio è impressionante, pensa per esempio... Quando qui questo Rossi diviso aveva 13.000 pecore, poi un certo Tombini, poco più su, ne aveva 9.000, un altro Lanza altri 7.000, dopo tra carbonai, legnaioli, ma la vedi che vita era? Adesso vede un po' se trova una pecora, giri tutto qui, questi mondi, i sibillini, non ne trova una. Ce ne sono molto tutti pochi. A fare la lavatrice giù la madonna. Ah, dicono, ci sono anche ci sono mestieri che, cioè, secondo, io le parlo da col pensiero di una persona che ha 34 anni e secondo me siamo cresciuti troppo in fretta economicamente è nel benessere è cresciuto, ci ha rovinato, è stato troppo non gli ha cresciuto fatto troppo in fretta capire lo spirito di sacrificio, quindi adesso no. Secondo me è giusto io fare due passi indietro. Io mi ricordo a 8 anni e mezzo quando tornavo a scuola durante le vacanze mie, noi avevamo un terrenuccio, io sono di Potenza Picena e avevamo un terrenuccio, però non è che bastava, durante le vacanze mi mandava lì da un contadino, no, che c'aveva, e quindi lì si diceva a toccare la vetta, era, non c'erano i trattori quel tempo, no, quindi con i buoi, quindi si metteva un paio, due paia, tre paia di buoi, ma sa quando mi faceva alzare? Alle 2 della notte, ma un ragazzino 8 anni e mezzo, o al massimo 9 anni, perché dopo 9 anni e mezzo sono andato in collegio, capisce? Un ragazzino che lo fai alzare non so, alle 2 della notte, penso che sia. È una bella... Quindi era abituato al sacrificio. Quello che adesso i nostri sì. Giovani non sono... Sì, per me adesso non è anche il sacrificio, perché lavoravo di notte, di giorno, se pensi per esempio... Per esempio il cemento, da principio 25 kg, da laggiù lo portavo. Ma sai quanti viaggi ho fatto? Quello per esempio per l'acqua, no? Per l'acqua portai su 18 quintali di tubi. Lì non c'era quella... Non c'era galleria, non c'era niente quel tempo. Ho fatto i conti, sono 5 km e qualche cosa.
solo andare, sì, dal parcheggio di dove si lascia la macchina lì da Rupiano, sono 5 km, andare. Più ce ne sono altre 5. Quel tempo là. Come mi è andata? Sto contento. Io credo che... Sono restato soddisfatto, insomma. Io credo che sia giusto fare qualche passo indietro. Perché ne abbiamo fatti, sì, due o tre più avanti. Cioè, io penso ci vuole la botta, Se non ci sveglia nessuno, non ci sveglia. Ci vuole la botta forte. C'ha ragione lei. Io ripenso, non lo so, quello che sta succedendo adesso, no? Ripenso anche... alla seconda parte del segreto di Fatima, no? Dicono che l'abbia rivelato, no? Ma la seconda parte mica l'hanno rivelato, perché si trattava del Vaticano, quello che sta succedendo. Penso che qualcosa deve succedere. Io non penso che una società simile possa andare avanti di questo passo. Penso di no. Io credo che... Speriamo. Dio ce la mandi buona. Su questo senso... Però ci vuole una scossa forte, se no ci sveglia. Basta che non sia un terremoto, perché noi in Emilia l'abbiamo già avuto, eh. Noi la nostra scossa... Adesso, la nostra scossa... I poveracci pure lassù. La nostra scossa l'abbiamo già avuta noi. Però sicuramente credo che bisogna fare qualche passo indietro per farne... Sì, ma come fai adesso i ragazzini... a persuaderli, no? Che non è tutto, è tutto concesso a loro. Secondo me è già dai genitori che deve venire. Certo, perché... i miei genitori fino adesso, capisci, le cose andavano bene, mo che comincia cominciamo a sentire la botta. Quassù si sente la crisi, qui su? No, perché io mi accontento se c'ho anche il pammofito, sono abituato. No, nel senso di crisi di persone che vengono... qui sta aumentando, che di gente che viene... Che viene qui a trovare... No, è pauroso, sta aumentando, ma sono quasi tutti stranieri. La maggior parte sono stranieri, basta le dicevo, sono più stranieri, anche stamattina c'erano tedeschi. Però padre, bisogna fare che a un certo punto bisogna mettere gli orari, perché altrimenti qui le pietre... Io oramai noi la disturbiamo... Sì, adesso tutto... Quindi vede, oramai ho realizzato quello che avevo in testa. Questo l'avevo messo nel progetto. Manca un pezzettino, ci imbondo la chiesa e poi... più o meno... Non è facile trasportare sta roba. Non è facile. Anche a lavorarla, perché vede, normalmente incontra il silicio, no? Allora brucia il disco. Comunque, piano piano, adesso non ho più fretta. Ha visto il campanile lì? L'ha fatto lei? Ho letto la sua storia. Ci ho provato. Ho letto un po' la sua storia. Quello quando ne mettevo, quando andava bene, 4 al giorno. Però è riuscito molto bene, è riuscito. O io le posso dire che è veramente bello. Sì, quello è riuscito veramente bene. Lei ha avuto una vocazione... per opere murarie che... Là davanti, non so se ci capita da male. Là davanti hanno fatto una meridiana. Una meridiana. Che cos'è? Una meridiana? Quindi, sì, sì. L'orologio solare. E sopra ci ho fatto scrivere delle parole di San Bernardo, no? Il fondatore dei Cistercensi. Lui normalmente costruiva questi monasteri in mezzo ai boschi, no? In mezzo alla natura, e le parole dicono così, lui è il latino,
dice in silvis quam in libris didici, sto didici in broiambo, e dice ho appreso, ho imparato, no? Molto più dai boschi, dalla natura che dai libri, non da internet, eh? È vero. Sì, si fa lavorare la testa. A me mi piaceva molto quando studiavo, una volta glielo chiesi, sa che mi risposero? Dice, tu non hai vocazione. Come se fosse peccato studiare, non so, ingegneria. Quindi dopo ho studiato un pochettino da me. Le cose principali però, eh. Però come diceva San Bernardo, si impara molto più, no? Dalla natura, non so, dalla pratica, che dai libri. Io penso una cosa, padre, che lei quando ha intrapreso questo percorso 40 anni fa... 42, cominciamo a rubare. 42 anni fa, io credo... E 26 giorni. Io credo che lei avesse... l'obiettivo chiaro, ed era talmente cioè, chiaro che è durato 42 cioè, anni e 20... Questi progetti di Dio all'inizio tu non li capisci, non pensi che forse Dio aveva un suo progetto qui. Il progetto, io penso che sia proprio questo, richiamare l'attenzione degli uomini sui veri valori della vita, che ci stanno ubriacando, proprio ubriacando. No, andiamo a finire sempre peggio. Ci stanno drogando. Sì, sì. Ieri, ieri ci stava tutto un gruppo di cose di drogati, infatti, di una comunità. Che si sono disintossicati. E stanno lì, diverse parti d'Italia, stanno lì... È un viaggio salutare. Lì sotto, verso Porto Sant'Elpidio, lì. È un giretto salutare questo. Sì, sì, infatti quelle lì, se lei, certo uno pensa a questi poveri ragazzi, no? Possiamo vedere un po', vedere un mal di dietro del paesaggio? Sì, ci vengo, vengo io, tanto non è che... È già l'ora, è già l'ora di staccare? Dopo c'ho l'orto, dopo c'ho l'orto.